Miei carissimi amici, nell'orribile fragore di artiglieria, carri armati, aerei, io ricordo tutti voi, la vostra amicizia e il vostro dolore. Mio fraterno amico Emil, negli anni della vecchiaia hai combattuto non per la gloria, ma per asciugare le lacrime di tua figlia. Freddy il Fortunato, sempre così spavaldo e risoluto. Spero troverai pace per le tue lettere che non furono mai spedite. Anna, la più coraggiosa dei combattenti sul fronte occidentale, pronta a salvare centinaia di feriti senza sparare un colpo. E Carl, se solo potessi illuminare il tuo ritorno a casa fra i campi di battaglia e le tenebre agghiaccianti per farti rivedere la tua famiglia. Sebbene non possa scrivere queste parole e sia giunta l'ora del commiato, le vostre storie resteranno eterne, così come i vostri cuori impavidi. Il destino li aveva uniti. Erano sopravvissuti alla furia nemica, alle granate, alle bombe, ai gas tossici. Ora, con il padre così vicino, Anna non intendeva certo rinunciare. Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Valiant Earth. Vi preciso che ciò che avete visto, per chi non l'avesse capito, ma credo sia abbastanza chiaro, però io lo preciso comunque perché non si sa mai, quello che avete visto negli ultimi due episodi precedenti, o uno, no due due, era un flashback, cioè era nel passato, ok? Raccontava la storia di come Anna ha raggiunto, cioè perché come si sono incontrati Anna, Freddy ed Emil. Adesso qui siamo di nuovo nel presente, cioè dopo che Freddy a granate ha praticamente abbattuto lo zeppelin del barone von Dorf. Perfetto. No, come mai visto che eri di spalle? Sì, sì, sì. Oh. Oh, lì per terra c'era qualcosa. No, dimmi che mi puoi far tornare indietro, per favore. Ok. Statuetta della Vergine Maria e custodia. Custodia contenente una statuetta della Vergine Maria, ennesimo esempio di arte prodotta nelle trincee. Per sconfiggere la noia, i soldati trasformavano qualsiasi oggetto in un'opera d'arte. Munizioni inesplose, cartucce vuote e schegge venivano riconvertiti in oggetti dall'uso comune, assai più pacifici. Non ho letto i fatti. Vita e morte dello Zeppelin. Lo Zeppelin era già operativo allo scoppio del conflitto e nel 1915 Londra subì più di 50 bombardamenti da dirigibili prima che il Royal Naval Air Service riuscisse a intervenire.
Il punto debole dell'aerostato era ovviamente il riempimento a idrogeno, un gas più leggero dell'aria che dunque permette di alzarsi in volo, ma che è anche altamente infiammabile. Bastava una minima scintilla per trasformarlo in una palla di fuoco. Dei 92 Zeppelin utilizzati in guerra, 68 furono distrutti. Volti sfigurati. Alla fine della guerra il conto totale dei feriti aveva raggiunto la cifra di 20 milioni. Circa il 70% di questi era stato colpito da schegge, mentre solo l'1% da baionette. Tra le menomazioni più frequenti c'era la perdita di mandibola, naso e occhi. Ma i progressi della chirurgia permisero di salvare e rattoppare molti feriti al volo e amputati. Tuttavia il loro reinserimento nella società fu estremamente complesso, anche per il numero elevato. Solo in Italia si contarono poco meno di 950.000 feriti. Da brividi. Per lo meno gli abbiamo salvato la vita. Guardate i rottami dello Zeppelin, ma quanto sono fatti bene i disegni. E Carl, che Anna non conosce. Grazie a Dio però lei non fa differenza nei feriti. Bastone no, no, mai. Abbiamo una lettera. Reims, 14 giugno 1915. Cara Emma, ci stiamo ritirando, la posizione è indifendibile. Non temere, sono in buona salute, ma dovremmo lasciare la bella città di Reims al nemico. Spero che a casa vada tutto bene e che i prigionieri di guerra vi stiano aiutando. Abbi cura dei nostri genitori. A presto, Siegfried. Ecco la leva. Non cadere, non cadere. No. Prendi la te, va. Io vi faccio peso qua. Ok, vieni. Perfetto, bravo. C'est bien. Vediamo cosa abbiamo qua. Una pistola, una Ruger. Pistola rotta, una pistola P08 rotta in dotazione dell'artiglieria tedesca, la pista per Parabellum, nome con cui sono note le cartucce 9x19 mm, quello che vi dicevo prima. La parola Parabellum deriva dal motto latino Si vis pacem parabellum, che significa se vuoi la pace preparati alla guerra. Che troiaio, ragazzi. Se vuoi la pace preparati alla guerra. Ok, dobbiamo cercare di tirare su il coso che sta schiacciando Carl. Qua dovremo su. Oh! Tu puoi passare, prendi lì. Non so che cosa sia, un barattolo? Un barattolo. È da lanciare, ok. Oddio. Di qua non si va. Ok. Ok, ci sono. Come faccio però? Ah, ok, è un missile, quindi devo prendere la punta.
Ora! Mamma mia, che mira! No, 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 no! Oddio! Oddio, 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 oddio! Ok, lascia lì. Come minimo gli ho spappolato le gambe. Mi sono sempre più difficili sti cosi. Palesemente vuole che lo seguiamo. Ok, Freddy ci segue. Oh, ma laggiù c'è un coso per terra. Ah, ok, perfetto. Adesso siamo Freddy. Una trottola? No, cartuccia vuota. Non sempre le cartucce si distruggevano all'impatto e pertanto erano molto richieste fra i soldati perché contenevano metallo in quantità sufficiente per realizzare anelli o ciondoli. Vai di là. No. Ok, aspetta. Ok. Lì c'è una boccettina. L'ho vista, sai. Come fa il cane ad andare? Vedete? Anche qua noi controlliamo il personaggio che sta vicino al cane. Adesso controllo Emil. Questo sempre di più a confermare come il vero protagonista di quest'opera sia il cane. È difficile da capire, lo dovrete giocare un paio di volte per comprendere bene quanto in realtà il cane sia il vero protagonista assoluto, segreto. Però io cercherò di velocizzare questa cosa, insomma. Soluzione disinfettante. I soldati bevevano direttamente l'acqua di fiumi e torrenti, che però spesso era infetta per via dei ratti e dei corpi in decomposizione. Pertanto erano in dotazione alcune soluzioni disinfettanti, anche se l'opzione migliore era bollire l'acqua prima di berla. Gli do una mestolata nel capo a questo soldato. Cosa ce ne facciamo di questo candelotto? Qui ci serve Freddy. Quindi il candelotto. Il candelotto lo do al cane. Ok. E vai di là. Perfetto. Ora se io tiro. Mamma mia che mira, ragazzi. Anni e anni di Worms Armageddon hanno fatto di me un mostro per queste cose. Oh, qui c'è qualcosa. Scava, scava. Sicuramente un oggetto. No, la leva, ma guardate.
Allora, no, la leva riprendila te. Tieni, tieni. Vieni. Oh, go now. Merci, Ward. Però... Ah, ok, perfetto. Merci. Andiamo. Oh, cosa? Cos'è? Ok, ho capito. Stai lì, questa. No, si è spento, preciso. Ecco il taxi di Anna. La vittoria aveva un sapore amaro per Anna. Carl, gravemente ferito, si trovava in un campo di prigionia. Il padre di Anna era scomparso con il barone von Dorf ed Emil era sotto corte marziale per diserzione. Per il coraggio dimostrato a Reims, Emil ottenne la grazia e fu di nuovo libero. Libero di tornare al fronte. Febbraio 1916. L'inverno si era abbattuto sul fronte. Dopo essere rientrati nell'esercito, Emil e Freddy furono assegnati a Verdun per soffrire, come molti altri, i rigori dell'inverno. Quel mattino l'arrivo della posta risollevò gli animi, ma la lettera di Marie non recava buone nuove. A Saint-Mihiel il cibo era scarso. Le infezioni erano la norma e il numero dei morti aumentava. Eppure, in quel tetro frangente, un raggio di luce. Una foto del nipotino Victor. Dritto sulle gambe, a muovere i suoi primi passi. E rieccoci, liberi di tornare al fronte. Lui vuole rispondergli, quindi ha bisogno di una penna, dell'inchiostro, del calamaio. Ma non si fa nulla. Un calzino. Un calzino lercissimo, perché c'ha pure tutte le mosche che... Oh, qua c'è un... coso di tabacco? La tabacchiera. Una tabacchiera ricavata da una cartuccia. Le munizioni vuote venivano spesso recuperate e utilizzate così come erano, oppure trasformate in oggetti utili. La tabacchiera serviva a tenere asciutto il tabacco e il fumo era un tale piacere che nei ricordi dei soldati ricorre spesso il sigaro di Natale, un dono speciale offerto alle truppe. Lui ha l'inchiostro. Ah, ok, vuole il calzinotto pulito. Va bene, calzinotto pulito. Te lo devo lavare? Vediamo un po'.
No, che schifo. Ora, ora, non mi vede nessuno. Calzino, quei piatti, che spettacolo. Però dovremmo avere dei fatti, storici. È già l'approvvigionamento. Rifornire di viveri milioni di uomini al fronte fu un vero incubo dal punto di vista logistico. La dieta consisteva essenzialmente di pane, pasta, riso, zuppa, carne e più raramente frutta e verdura. Era inoltre prevista una razione giornaliera di un quarto di vino e caffè, mentre l'acqua potabile era scarsa, non più di mezzo litro al giorno. I pasti in genere venivano preparati nelle retrovie, quindi arrivavano ai soldati freddi o scotti. Se la qualità era scarsa, la quantità era invece buona, soprattutto se paragonata alle razioni giornaliere stabilite dagli altri eserciti. Quindi qui stiamo parlando dell'esercito francese. 18 mesi dopo. In 18 mesi di guerra il fronte occidentale rimase sostanzialmente immobile, nonostante continui tentativi di far arretrare il nemico. La guerra di posizione rese il 1915 l'anno di guerra più sanguinoso, con un ingente numero di vittime anche fra i civili. A fine anno la carenza di uomini e viveri iniziò a farsi sentire, mentre ancora più drammatica era la penuria di munizioni. Ora io vorrei tanto che Miss Italia... Ok, quella che ha vinto Miss Italia quest'anno guardasse questo video, così si può fare anche un'idea, lei che voleva essere nel 42, no? Perché tanto era una donna, così, così si fa un'idea. Spero che lo veda questo video, guarda. Il filo spinato. Il filo spinato inventato nel 1874 era già in uso per proteggere le trincee in battaglia, ma divenne pressoché onnipresente nelle trincee della Grande Guerra. Ne vennero collocate migliaia di tonnellate nella terra di nessuno tra gli schieramenti. Entrambe le coalizioni cercarono il modo di superare il filo spinato, affidandosi principalmente a rampini e pinze tagliafili. Il metodo più efficace per rimuoverlo si rivelò il bombardamento a tappeto, che divenne tattica abituale. La terribile immagine dei cadaveri dei soldati impigliati nel filo spinato è tuttora uno dei simboli di quel tragico conflitto. Verdun. La battaglia di Verdun, iniziata dai tedeschi il 21 febbraio del 1916 per sfondare le linee nemiche, durò ben 300 giorni, quasi un anno ragazzi, cioè 10 mesi più o meno. Ci furono diversi rivolgimenti di fronte, ma alla fine i francesi ebbero la meglio. Questa battaglia causò il maggior numero di vittime in rapporto al territorio interessato, con 600.000 caduti in un'area di circa 28,5 km quadrati, pari a più di 21.000 morti per chilometro quadrato. Decorazioni militari. Durante la Prima Guerra Mondiale in Italia furono assegnate in totale 362 medaglie d'oro al valor militare, 38.355 d'argento, 59.399 di bronzo e 28.356 croci al valor militare, per un totale di 126.472 medaglie e croci attribuite a 109.198 soldati. Questi numeri fanno un po' impressione se ci riflettete sopra un attimo. Alla fine del conflitto, la croce al merito di guerra venne concessa a tutti i combattenti italiani che avessero servito per un intero anno al fronte e ai feriti in azione, mentre nel 1968 i reduci ancora in vita furono nominati Cavalieri di Vittorio Veneto per decreto della Repubblica Italiana. Guardate come le medaglie venivano usate come contentino, no? Eri rimasto ferito in guerra, probabilmente la tua vita era rovinata per sempre. Perché hai servito gli interessi economici di un paese che ti ha mandato a morire? Bene, ti regaliamo una medaglia, così sei contento. Ne vale proprio la pena rovinarsi la vita per una medaglia, ne vale proprio la pena. Lascia qualcosa. Un mazzo di carte? Carte da gioco. I giorni nelle trincee erano lunghi e per combattere la noia i soldati giocavano a carte, leggevano, scrivevano o realizzavano oggetti con materiali di recupero. I tedeschi in genere giocavano a scat, i francesi a manille, i britannici a brag o a pontoon e gli italiani a briscola. Classico. Noi briscola e madonne a manetta anche le trincee. La piuma. Io sento un piccione qua che... crucrueggia. Dove la trovo? Una piuma.
mi assiua. Ripeto, Norswald, Palpettone. Cioè, oh, l'ho vista, ho visto. Ah no, è neve che cade dall'albero. Posso tirare una pentola? Prendi il coso, no, eh? Guarda. Non posso tirare lì niente. Serve solo una piuma, cavolo. Posso mettermi in coda? E poi brignò col polvico, no. No, vieni qua, vieni qua, lascia perdere. Che quella pagnotta ci serve per il piccione, presumo. Hai una piuma, una piuma. Ma che cazzo? Mordilo! Ah, ok, ok, ok. Mi è caduta una piuma. Possiamo rispondere a Marie. Mia amata figlia, ho notizie di Carl. Le sue condizioni sono stabili. È ancora nel campo di prigionia a sud di Reims. Spero di ottenere il permesso di visitarlo. Grazie per la fotografia. Vuole dire molto. Oddio, 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 oddio. Ma non mi faceva muovere, cioè. Fammi muovere, fammi muovere. Ok, mi ha fatto muovere un po' prima stavolta. Un elmetto. Braciere. Un elmo bucherellato riempito di carbone e legna e usato come braciere. L'elmetto in metallo così utilizzato proteggeva dal freddo, mentre non era altrettanto efficace nel proteggere la testa dai proiettili. Oh mio Dio! Oh, ma qui è pieno di dinamite. Andiamo, ufficiale. No, un fischietto. Fischietto da ufficiale. Gli ufficiali avevano in dotazione un fischietto per ordinare la carica ai soldati. Quel fischio divenne l'emblema del viaggio verso l'ignoto. I soldati si lanciavano fuori dalle trincee e si avventuravano nella terra di nessuno, dove morivano come cani in mezzo al fango e filo spinato, aggiunge il cencio. Cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare qua. Non mi fanno passare questi qua. Quindi cosa mi serve sta scatola? Abbiamo dei legnetti. Ah, ci sono. Guide me!
Niente, niente, non si è fatto niente a nessuno. Una lettera. Lettera di un soldato tunisino, 21 febbraio 1916. Caro padre, cara famiglia, qui fa molto freddo. La terra è gelata e ricoperta di neve. Il terriccio ghiacciato è più duro della roccia e non riusciamo a scavare. Fa talmente freddo che mi bruciano le mani. Spero che al villaggio vada tutto bene e che vi arrivi la metà della mia paga. Fatemi sapere se è così. Ahmed. Cosa ho raccolto? Devo andare avanti io? Bravo, bravo ufficiale, bravo. Ah, perché ho le pinze, eh. Ah, è una ruota del carrellino. Questi enigmi sono proprio facilissimi, eh. Dovrebbe bastare, credo. Sì. Allora, la tiro, vai, vai. Ora, 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 sveglia gente, ora. Oh fuck. Oh fuck, serviva davvero un'altra granata. No, l'unica volta che butto via le granate o le cose insomma da lanciare poi servono di nuovo. L'unica volta che lo faccio, di norma me li porto sempre dietro. Oh, aspetta a uscire. Ora, ora, ora. Eh beh. Ah, ok, ok. Ma sto andando a prendere il carrello. Non me lo far rifare. Questo ha una ricarica velocissima il tipo. Dai, fermi. Suonare l'allerta? Cioè, che devo fare? Cannoniamo anche noi? Ok. Portami una granata, va, che serve sempre. Oh signore. Oh, è quella. Immagino che con la granata si forse. Mi sembra un po' esagerato. Vediamo un po'. Ma tanto questa granata qualcosa ci dobbiamo fare, quindi. Questo è per caricare le munizioni nel cannone. Qui ci sono le munizioni. Qui si scava. Ah,
Oh, le chiavi. Quella è una bomba? No, per fortuna non lo era. Infatti non mi sembrava. No, perché hai dato le chiavi a lui? Ok, sì, così posso tenere la granata. Sì, sì, la granata serve. No, 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 no. Spingi, spingi. Ormai che ci siamo. Non vai in discesa? Ah, ecco. La granata per forza di cose mi serve per... Aspetta, prima fammi vedere che c'è qui dentro. No, 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 voglio le chiavi che ha il cane. Ma sei un po' strano però, eh. Oh via, devo tirare sta granata. Ok. Ok, una granata. Che poi, voglio dire, riuscire a incastrare una granata in un ramo di un albero veramente da fenomeni, eh. Neanche io che giocavo a palla a mano mi riuscirebbe. Dammi le chiavi, ora me le dai le chiavi. Oh. Ora rispondo. Pronto? I mulini? Devo mirare sopra gli alberi? Ok. Va caricato però il cannone. No, no, scendi! The fuck? Ok. Ora va incapsulato da qua. Allora, nei mulini. Io non vedo mulini. No, sono a destra del mulino e sopra i tre alberi. I tre alberi qua non si vede. Sia questo? No. Il mulino, eccolo. A destra, quindi più o meno dove è coperto dal fuoco, dal fumo. Più su. Ah, io tiro nel mulino, cioè. No. Va bene. I tre alberi, quali sono? Sono questi qua per forza, tre alberi. Ma va là dietro. Preso. L'azione di Emil al cannone permise a Freddy e al reggimento di raggiungere illesi le retrovie. Bravo, Freddy! Thank you very much. Le alte sfere dell'esercito erano informate delle loro azioni e decisero di decorare i due amici per il loro coraggio. Emil aveva ricevuto notizie da Anna. Carl si stava rimettendo, era già tornato a camminare. Intanto, la battaglia di Verdun versava sempre nuovo sangue. La conta dei morti era sconvolgente, 70.000 al mese. All'incirca un francese e un tedesco ogni minuto. E così per 10 mesi, giorno e notte.